Siamo al Photo Show 2012 a Roma, siamo in compagnia di Pietro, in realtà c'è anche Emilio che si nasconde lì dietro, siamo ospiti di Careca, che è un'azienda che si occupa con grande, grande passione, lo possiamo dire perché vediamo alle nostre spalle quello che fanno, si occupano di stampa, ma non... Pietro, stampa qualsiasi, non è una cosa della serie, voi infilate un foglietto nella stampante e loro lo tirano fuori giusto. Di che stampa stiamo parlando, Pietro? È tutta stampa fine art su carte Animule, che carte che comunque hanno una garanzia da 60-100 anni, stampate su bambù, canna da zucchero, cotone, cellulosa. Cioè, possiamo vedere qua dietro una parte del campionario, come si diceva prima, bianco e nero a livelli eccezionali, punti di bianco che splendono, e poi quindi mostre fotografiche in generale. Ok, quindi una stampa che è pensata per chi vuole vedere le sue foto, le proprie immagini su dei materiali molto particolari e magari sta proprio pensando a fare la sua prima esposizione fotografica. Sì, anche perché noi forniamo sia dalla stampa in primis, perché sennò non possiamo realizzare queste immagini, e poi anche l'applicazione sui pannelli, taglio, materiali diversi che si fa dall'alluminio a un composito, PVC, espansi, che riusciamo a fornire chi vuole fare una mostra fotografica anche per la prima volta, sia un supporto di stampa ma anche una collaborazione, che comunque riusciamo a portarlo direttamente a montare il tutto pronto, impacchettato e, come vediamo qua, cioè finito a opera d'arte. Ecco, una cosa per chi come me, come i nostri amici che ci seguono, è un aspetto particolarmente cruciale. Quando portiamo il file a stampare sappiamo che cosa entra, ma non sappiamo mai bene di per certo che cosa esce. Voi, quando vi arriva il file, come vi comportate? Allora, sicuramente non tocchiamo le immagini dei nostri clienti, perché comunque l'artista è il cliente, cioè noi facciamo il lavoro sporco di comunque di produrre l'artista, sicché noi non tocchiamo. Certo collaboriamo, sicché se possiamo dare un consiglio di mettere a posto l'immagine, se possiamo ritoccarlo un gocciolino, aprire o chiudere, insomma, la lucentezza, la bellezza estrema, chiediamo al cliente se possiamo gestirle per dare ulteriormente un'immagine un pochino più particolare della mostra, fermo restando che comunque l'immagine inizialmente non si tocca per privacy, per tante, rimane comunque l'artista chi scatta la fotografia. Ecco, questo si traduce in altri termini in accuratezza del processo e sicurezza che comunque il lavoro finito di stampa mantiene la qualità che uno si aspetta. Ecco, prima mi accennavi fuori onda a questa particolarità, perché noi vediamo qua intorno una serie di stampe fantasmagoriche, ma soprattutto noi vediamo una di grande formato, quindi voi siete anche specializzati nelle gigantografie. Sì, perché seguendo le mostre fotografiche alla lunga ci siamo specializzati sui grandi formati, perché comunque noi intendiamo una mostra fotografica più o meno che una stampa che parte da un 60-40, cioè comunque di fare un effetto per riempire una sala. Una bella mostra si cerca sempre di portare i formati da un 60-40 in su. Come detto, possiamo vedere questi formati importanti, 1,5 metri per 2 metri. Il nostro lavoro può essere sviluppato fino a 1,50-1,60 m di larghezza per qualche centinaia di metri, sicché la lunghezza non ci spaventa, la larghezza, che possiamo arrivare massimo a 1,60 m. Allora, gigantografie, qualità da mostra fotografica di alto livello, accuratezza nel seguire tutto il processo di stampa da che arriva il file, e magari avendo di fianco direttamente l'artista che possibilmente, quindi questo, ragazzi, è un plus non da poco. Un'ultima battuta al volo, Pietro, da dove nasce questa cosa? Da passione. Siamo grafici, fotografi e abbiamo messo insieme questo connubio e siamo partiti piano piano a scattare fotografie, poi a ritoccarle. Abbiamo fatto un po' di scuola e alla lunga, insomma, dopo
qualche decina di anni siamo messi anche a stampare per trasmettere questa passione anche a chi comunque ci sta intorno e alla solita passione nostra. Allora, se volete rintracciarli o comunque saperne di più, Careca si scrive con 2K, quindi non potete sbagliarvi. Pietro, è stato un piacere. Adesso vediamo quelle due foto in stampa che stavamo dicendo prima.